Lei è un problema, è che quando parliamo dei Rom, dei Sinti, dei nomadi in generale, si parte dal presupposto che debbano essere aiutati. Loro stessi dicono: ah, ci date la casa? Ah, ci date dei soldi? Perché non ci date quello, non ci date quell'altro? Devono andare a lavorare come tutte le altre persone. Se poi hanno delle difficoltà, come tutte le altre persone, esiste il welfare nelle città e accedono a quello, perché tu non puoi andare in un campo nomadi e vedere parcheggiata una Mercedes. Per quello che è il popolo più discriminato in Europa, perché non riesce a accedere ai servizi, si borgonzoni. Possono comprare l'auto che vogliono. Date la possibilità alla comunità rom sono di uscire pagine di calmi da Roma. Pavlovic, fatemi finire zitta. Voglio qui, dire, poi a Bologna, arrivo da voi. Per superare i campi nomadi, come dice il PD, gli si regalano o degli altri terreni, oppure possono scegliere di andare in delle cascine date dall'ASP per l'autorecupero, oppure nelle case popolari. Nelle case popolari hanno detto non avranno vantaggio a entrare, ma mentre aspettano la casa popolare gliene viene data un'altra di transizione. Agli italiani, quelli normali, questo è il vero razzismo etnico. In quanto Sinti, in quanto Rom, quello si viene aiutati. Quello è normali servizi italiani, perché sono cittadini italiani, accedono ai servizi questo normali. Questo è il razzismo che parla tanto la Pavlovic. C'è un razzismo verso gli italiani.